Allora, stasera vi ritrovate per una causa bella, cioè la ricerca scientifica. Io sono qua per lui, perché lui ci tiene, essendo un ipocondriaco, capito? Essendo stati invitati ad una serata di inaugurazione di un posto dove ci sono tutti i ricercatori, lui mi ha detto: questo è il posto mio, puoi venire per favore, per piacere, vieni. Sì, è bene. Dovete sapere, guardate, lui ha due orologi. Uno al polso destro e l'altro al polso sinistro. Dice: per vedere due ore, no signore, uno per vedere l'ora, e questo misura l'infarto. Sì, faccio gli elettrocardiogrammi, tutti fatti miei, devi dire. Sono ipocondriaco. Si misura, capito, continuamente per dire quando. E noi perciò siamo qua. Io sono come, per me questa è casa mia. È casa sua, io, proprio casa io sua. Qui ho fatto. Lui ha dato un contributo. Io qui ho fatto la come si chiama? Non lo voglio sapere. La coloscopia. È vero, ha fatto la coloscopia. Sì, lui sì. È uno di quelli che le fa un paio di volte l'anno, sì. La coloscopia. Sì, sì. E non solo per motivi scientifici. Vabbè, comunque noi siamo qui per festeggiare la giornata europea dei ricercatori. Siamo qua per festeggiare, non lo sapevo. Siamo ancora qui a proporvi anche di donare il vostro 5 per 1000 alla ricerca, perché diciamo la verità. Senza la ricerca dove vogliamo andare? E voglia ad avere gli orologi. Non si trovano nuovi farmaci, non si trovano nuove tecniche per curare. Esatto. E la ricerca è fondamentale e necessaria, dunque siamo veramente orgogliosi di essere qui al De Bellis di Castellano, alla faccia di chi non si cura e invece a favore di chi continuamente opta per la prevenzione. Io compenso, infatti scendo volentieri a casa tua dietro compenso. Niente, vabbè, finisce così, anche se non è mai cominciata. Grazie a voi, grazie.